Ciao a tutti ragazzi, Quel49 è ancora qui per la seconda parte di Yugocraft. Ora, vi devo chiedere veramente scusa perché ho fatto una cosa terrificante. Ho sbagliato. Vi ho detto che Yugocraft era solo per la 1.2.5 perché era stato aggiornato, ma in realtà è stato aggiornato. Infatti, Yugocraft è anche per la 1.3.2. Ora, voglio iniziare con il vedere come funziona l'installazione di Yugocraft. Quindi, prima di tutto, opzioni, force update, done, login. Così buttiamo via tutta la roba vecchia. Poi, intanto che lui fa questo, noi andiamo a scaricare Yugocraft. Quindi vi metterò il link in descrizione. Sì, vi metto il link in descrizione e ve lo faccio vedere dopo. Intanto questo qui è Minecraft pulito, non c'è neanche una mappa perché ho cancellato tutte. Quit game. Poi andiamo in vai alla cartella. Users, il vostro nome, utente, libreria, vai. Application support, questo ovviamente per Mac, Macintosh, Minecraft, e avremo il nostro Minecraft pulitissimo, che più pulito non si può. Cosa dobbiamo fare? Andiamo in bin. Minecraft.jar, apri con Springy. Springy è un'applicazione fantastica che ci permette di modificare ogni cosa dentro a un file jar. Quindi, poi cerchiamo meta-inf e come al solito lo cancelliamo. Cancella. Poi apriamo la nostra cartella di Yugocraft dove ci sarà dentro mod loader. Apriamo mod loader. E prendiamo tutto il contenuto quindi con Command A e lo trasciniamo dentro. Togliete la spunta Preserve Macintosh Contents. Add. Apply to all. Yes. Poi non chiudiamo ancora. Apriamo modloader.mp, il file zip che ci unzippa tutto. Prendiamo tutto e lo mettiamo dentro. Sempre senza la spunta Preserve Macintosh Contents, add, apply to all, yes. Poi non chiudiamo ancora perché andiamo a aprire Yugocraft. No, scusate. Prendiamo tutto quello che c'è dentro Yugocraft e lo trasciniamo dentro. Tutto in un colpo così, track. Chiudiamo, adesso possiamo chiudere questo, chiudere quello, chiudere qua, chiudere tutto e aprire Minecraft. Eccoci qua, funziona tutto alla perfezione. Ovviamente laggerà un po' di più che non Minecraft normale. Adesso vediamo cos'è cambiato, perché hanno aggiunto anche un blocco, poi vedremo molto più avanti, adesso volevo fare cose basilari, e in più hanno aggiunto nella Creative, vedete sono 1.2.3, nella Creative Mode, nell'inventario, avremo tutti i blocchi con tanto di nome, questo è il blocco che hanno aggiunto e anche questo hanno aggiunto. L'installation plate, che adesso non dovremo più metterci lì a craftare tutto, ma ce l'abbiamo direttamente qua in Creative Mode. Il control panel e lo one way plate, che è quello che vi avevo detto che non sapevo come funzionava, cos'era, quello che fa. Vabbè. E vi avevo anche detto che vi avrei fatto vedere cosa possiamo costruire e creare con questo, con questa mod.
rivoluziona completamente Minecraft. Adesso vedremo la prima costruzione veramente basilare, che sarà una porta. Semplice, semplice, sbagliato. Però intanto qualcos'altro dovevo fare, sono quasi sicuro. Vabbè, intanto andiamo avanti, finiamo qua, poi ci pensiamo dopo. No, sono sicuro che devo fare qualcos'altro, ma non mi ricordo che cosa, porco. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Abbiamo tutto, sì. Ah no, ci manca. Questo potete mettere qualsiasi materiale. Ah! Che non sia sabbia, gravel o terra o roccia. Perché in quel caso ci darà qualche problema, problema, problema. Però vediamo dopo. Allora, dobbiamo fare. Ah sì, mi sono dimenticato di prendere i blocchi. Facciamo ancora una volta con i block of iron. Mettiamo questo, poi un paio di block of iron. Uno, due. Poi mettiamo questo. Poi l'insulation plate. Un momento soltanto. Opzioni. Difficoltà. Ah, c'è full done. Back to game. Perché io odio gli slime che rimbalzano ovunque. Questo qua. Poi ne mettiamo un altro. Due blocchi di ferro. Uno, due. E questo. Poi mettiamo. Attenzione perché come i pistoni, questi qui hanno una direzione che è dove c'è il più, quello grande, così. Quindi mettiamo qualcos'altro qua. Tipo questo. Sembra. Ok, eccoci qua. E dobbiamo fare poi la stessa identica cosa anche dall'altra parte, quindi facciamo così. Facciamo prima. E voilà. Ora, quando daremo corrente qua, a questi due cosi qua, con la nostra bellissima redstone, perché come vi ho detto prima, questo qua funziona tutto con la redstone, non è come altri mod dove hanno aggiunto della corrente diversa, no, solo con la redstone. E quando lo accenderemo si apriranno. È meno fluido della 1.2.5. Ora ci basterà fare la stessa cosa che abbiamo fatto qua, quindi mettendo block of iron per tutto la lunghezza della porta e tutti insulation plate, perché sennò si appiccicheranno l'uno con l'altro e viene un bel casino. E poi block of iron. Ci siamo? Sì. Se non ho sbagliato, perché vedo lì un installation plate, potrebbe voler dire che ho sbagliato qualcosa. Cioè che ne ho distrutto una, quindi dovrò poi rifare tutto. Se funziona, e funziona. Poi cos'altro dobbiamo fare? Modificare le impostazioni. Per, se vogliamo, modificare le impostazioni. Con il control panel. E accelerazione, poi le modalità operative che hanno aggiunto, ad esempio, vai al marker on, fermati quando non c'è più corrente, fermati, non tornare indietro, oppure vai al marker on, fermati quando non c'è più corrente e anche ritorna quando arrivi in fondo, vai al marker off oppure default. Plate Camouflage è per rendere invisibili i plate, gli insulation plate. Infatti adesso quando verrà riattivata
Ecco, vedete che no, è tornato. Vabbè, in movimento comunque non si dovrebbe vedere. Esatto, non si vede infatti. La stessa cosa anche di qua. Vediamo se funziona. E infatti non si vedono qua almeno. Di qua invece quello lì non si può togliere. E vabbè, lasciamolo lì. Ora sorge un altro problema. Mettiamo che io voglia mettere qua della sabbia. Sabbia, sabbia, sabbia. Eccola qua. E metto lì la mia bella sabbia. Avete visto che la sabbia è scomparsa? È stata rotta da questo. Perché la sabbia teoricamente dovrebbe bloccare il movimento. Solo che non può bloccarlo se non è attaccata a niente, quindi viene rotta dal cosa? Dal movimento. Quindi noi mettiamo adesso la sabbia qua e andiamo con il control panel a modificare le impostazioni. Send, se noi mettiamo allow, lo autorizziamo a muovere anche la sabbia, che quindi non verrà più distrutta. Se invece al posto della sabbia avessimo messo della dirt, quindi della terra, e lo attiviamo, quello si muove, questo no, perché la dirt non viene distrutta, ma blocca il movimento. Infatti, vedete che appena la tolgo si muove. Però se adesso la metto e la fermo, non si muove. Come ovviare a questo problema? Sempre con il control panel. In modo che sia a posto, cioè fermo, che non dovrebbe muoversi. Su Dirt mettiamo Allow. Possiamo anche togliere sempre. In questo modo lo autorizziamo a muovere anche la terra. Che però non si muove comunque. Questo è un bug, probabilmente. Riproviamo. Teoricamente dovrebbe muoversi. Ah, no, è proprio bloccato. Perché? Ah, ok. Perché nel momento in cui lo autorizziamo a muovere anche la terra, tutta la terra che ha sotto cerca di muoverla, però non può muovere così tanti blocchi. Perché sono praticamente quasi infiniti. Dovrebbe muovere tutto il mondo. Quindi dobbiamo prima eliminare tutta la terra che c'è collegata. E anche quella che c'è qua, perché poi arriverà qua e se no poi dovremo sistemarlo per tornare indietro. E a questo punto è esatto, funziona perché non ha più problemi. E anche se ci mettiamo la terra, perfetto, si muove. Vedete, avrete notato che anche i blocchi possono volare, quindi non ci darà problemi anche se facciamo una porta in mezzo al nulla. L'unico problema è la redstone che non può volare come al solito. Se poi vogliamo tornare alle postazioni precedenti, basta andare di nuovo con il control panel e modificare dirt. Così. E voilà. Testing connection è per fare dei test. Però è ancora in fase development. Quindi questa è la prima costruzione di oggi, riempiamo questo buco ed è una semplice porta. Diciamo che comunque è una cosa che non si può fare con i pistoni. Da Gual 49 è quasi tutto. Sì, dovevo dire ancora una cosa, ma me la sono dimenticata di nuovo, quindi... Da Gual 49 è realmente tutto. Ciao!